cosa più facile, io me lo auguro assolutamente che sia il l'allenatore del del nuovo, il primo allenatore del nuovo stadio. Io non credo ai maratoni estremamente lunghi dal punto di vista calcistico, poi del resto me lo auguro, ma fin tanto che riesce lui stesso a trovare stimoli, spero che rimanga a Roma. Guardate Conte, no? Quando alla fine deciso di non trovare più stimoli, che quantomeno non poteva mettere in condizione di fare la Coppa Campione in determinata maniera, ha preferito lasciando naturalmente da vincitore. Per quanto riguarda il resto, la partita di domenica, secondo me, può essere un buono spartiacque per farci capire se la Roma sta diventando una grande squadra o meno, insomma, perché il campionato, nonostante sia appena la quinta giornata, se non sbaglio, sì esatto, Andrea, sì, siamo alla quinta giornata. Nonostante sia solo la quinta giornata, mi sembra che già abbia detto parecchio, no? Su come sarà nuovamente questo nostro triste campionato, esatto. Squadre al vertice e le altre che guardano, per cui ripeto, almeno sul nostro sul nostro suolo, insomma, il nostro campionato, ripeto, è uno spartiacque, insomma. Vero, purtroppo è così, si vede già le due squadre, Roma e Juve, che hanno distaccato le altre che inseguono. Per quanto riguarda la formazione, abbiamo Skrupski in porta, che De Santis ancora deve recuperare. Poi abbiamo centrali difensivi, Yang Ambiwa e Manolas, esterni Maicon e Ashley Cole, mi dicono. Centrocampo con Nainggolan, Keita e Pjanic, in attacco Totti, Turbe e Gervinho. Sei d'accordo con questa formazione o ti aspetti qualcosa di diverso? Allora, diciamo che questa sarebbe quella che avrei schierato anch'io, anche perché ho visto un Cole forzato dall'area di casa in netta crescita. Non sono convintissimo che quello sia il tridente che scenderà in campo dal primo minuto, ma è un'idea, una sensazione. Se mi devo rifare a Roma CSKA di Mosca, deve necessariamente essere quello il tridente, anche se però i Turbe rientra da un infortunio. Non so, ecco, diciamo, almeno per Andrea, ipotetico allenatore della Roma, l'unico dubbio sarebbe quello. Mi preoccupa un pochino il centrocampo. Direi che gli stimoli della partita dovrebbero essere sufficienti a trovare nuove energie, però se ci pensate sono 5 partite che giocano gli stessi. È più vero. Di 5 partite che giocano sempre gli stessi, e quindi è vero che siamo all'inizio dell'anno sportivo, però insomma vai a giocare a Torino, dove la Roma non ha assolutamente una buona tradizione, anzi. Senti Andrea, io ho seguito da vicino un attimo le condizioni di Morgan De Santis, perché oggi c'è stata anche dice che domani si effettuerà un provino per capire se lui possa prendere poi parte alla partita, almeno, perché stavo vedendo che è pronto Skorupski. Quanto potrà influire questo cambiamento di portiere? Guarda, io lo ammetto, ero un pochino terrorizzato quando ho saputo che scendeva in campo lui e non De Santis a Manchester. Dopodiché, almeno per quello che viene dallo spogliatoio, a cominciare da De Santis, a passare per tutti gli altri compagni, dicono che questo ragazzo sia veramente forte. Quelli più bravi di me dicono che pecca ancora un pochino sulle uscite alte, ma per il resto è pronto. Se devo giudicare la partita fatta con il Manchester sul rigore, ragazzi, neanche a parlarne, insomma, neanche a metterci a discutere sul fatto che sia stato spiazzato o meno, voglio dire, è un calcio di rigore, ma il resto non mi sembra che sia stato chiamato in causa così di frequente, ma quando lo è stato non è andato male. Di sicuro De Santis, che come dicono a Bolzano è una vera e propria pila di fagioli, ai compagni da sicurezza
e lui costantemente all'attenzione si arrabbia, si innervosisce, sta attento a qualsiasi cosa. Dopodiché non mi è sembrato che rispetto appunto all'esordio in Coppa Campione il ragazzo abbia demeritato o gli sia tremato le gambe. Quindi tanto poi la scelta è obbligata, perché sinceramente piuttosto che vedere Lobont, insomma, a quel punto ci vado io a giocare in porta, con tutto l'affetto per il portiere romeno. E poi comunque alla fine le partite, la partita di Coppa Italia che ha giocato, insomma, contro la Samp, secondo me il suo l'ha fatto pure abbondantemente, è pur sempre il portiere titolare dell'Under 21 Polacca. Voglio dire, qua lo abbiamo detto anche quest'estate, ma sti giovani quando li facciamo giocare? Quando sono morti tutti gli altri? E quindi poi a quel punto si investe il giovane, oppure aspettiamo che Lotito ci faccia la grazia di fare il campionato di Serie B con le seconde squadre? Io sono dell'idea che hai ragione, va bene così. Bisogna usare ogni tanto e Scolupsi ha le carte in regola. Parliamo sempre di giovani, perché c'è questa notizia un po' shock sugli Aic, perché Dick Advocat, l'allenatore del Serbia, l'ha escluso dalla squadra, dice che non lo convocherà più perché ha una mentalità diversa rispetto a quella del gruppo e non gli serve gente come lui. L'inizio di Aic non è stato esaltante, anche se ha fatto comunque sprazzi di buone partite, un gol. Tu che ne pensi? Non ha la testa oppure esagera il CT della Serbia? Ma l'altra mattina sentivo un ben più titolato di me giornalista parlare di questa storia. Lì sembra, nonostante Advocat non sia indigene, che la questione sia legata al fatto che l'Aic è di un'enclave musulmana, se non sbaglio, e quindi sembrerebbe più una questione legata appunto a religione e a problemi di, diciamo, da questo punto di vista politici degli altri compagni di squadra. Io sono sempre dell'idea che vorrei che nessuno dei giocatori della Roma giocasse mai in nazionale, così almeno ce li conserviamo più a lungo. Vi dico con tutta sincerità che secondo me Ilic, ma è una mia idea, è un grande giocatore, purtroppo va stimolato più degli altri, ecco, diciamola così, mettiamola così. Questo secondo me sì, questo è vero, va un pochino sollecitato più degli altri. Dico pure, pur essendo un innamorato di Ilic, che se il ragazzo non si fa vedere quest'anno, che la Roma si gioca 3 competizioni e credo che almeno 2 se ne giocherà fino in fondo, forse magari la piazza così grande non è per lui e rende meglio in una di quelle piazze dove la squadra gioca magari per lui, perché a Firenze tutto sommato era uno dei pezzi forti della Fiorentina, no? Era uno dei pezzi da 90, esatto. Però a me piace poi il gol col Parma, insomma, io perlomeno non lo avrei segnato e non so quanti altri lo avrebbero segnato, perché è vero che la palla del capitano è perfetta, ma lui segna sotto le gambe del portiere, quindi un po' di freddezza lì in quel caso ci vuole, no? Sì. Ha fatto sembra facile una cosa che non era così facile in realtà. Esatto. Questo discorso di Ilic, che se quest'anno non sfonda forse, ecco, non è adatto a Roma. Puoi farlo anche per, vale anche per destro secondo te? Io in questa stagione con Massimiliano l'ho portato avanti questo discorso. Secondo me destro è un grande bomber, lo ha dimostrato nelle altre piazze, il fatto che comunque ci siano state offerte per lui è indicativo. Secondo me dovrebbe giocare un po' di più, ma con questo capitano io non lo tolgo nemmeno se gioca con una gamba sola. Per me il ragazzo è forte, a me non interessa che faccia il gol d'autore, io voglio che la metta dentro 2 volte a partita, poi se con una chiappa, se pancia, se facendo la rovesciata mi cambia poco, a casa mia l'attaccante deve segnare, punto. Però è così, se quest'anno pure lui, avendo a disposizione credo occhio croce una 70 di partite, magari 60-70 saprò, io credo che un terzo perlomeno, ma forse anche qualcosa di più da titolare, giocherà. Quindi
se va in doppia cifra siamo tutti più contenti. Certo, le occasioni ce l'avrà, le avrà. E senti, esatto. Ho visto, infatti, tu ne parlavi prima, la Cirgol, il recupero. Forse è anche un giocatore che con le piccole squadre, come con l'Empoli, gioca più svogliato, non trova le motivazioni. Invece contro il City ha fatto una gran bella partita. Una mossa azzeccata di Garcia, sicuramente. Anche con la Juve si potrà ripetere? Ecco, allora, noi abbiamo sugli esterni i due titolari, almeno sulla carta, che hanno 33 e 34, mi sembra, addirittura tutti e due 34 anni. Però credo che le loro bacheche siano nettamente più piene di successi di tutte quelle degli altri giocatori che sono a Roma, quindi credo che sia stato preso proprio in questo senso, sia stato preso per portare una certa mentalità, e secondo me in Inghilterra l'ho fatto vedere questo mercoledì. Credo, come dicevi tu, che probabilmente sia uno, avendo vinto tutto, che ha bisogno di stimoli importanti, e quindi magari contro l'Empoli o contro il Sassuolo, insomma, proprio tutto sto stimolo alla settima giornata, ottava giornata di campionato non ce l'hai, magari ti viene alla 34esima quando sei lì in cima e vedi davanti il traguardo. Contro l'Empoli io penso che ci sarà da randellare, perché questo è il segreto per vincere a Torino. Metterla anche tu sul piano fisico, perché poi loro centrocampo non sono proprio femminucce. Dopodiché, se non lo so, io tra i due metterei dentro Olebas, però mettere dentro Olebas vorrebbe dire pure guarda col. Io non ho proprio piena fiducia in te, ti faccio giocare magari la prossima volta in un altro ambiente, perché penso che sia meglio così. Quindi da questo punto di vista Garcia è indiscutibilmente più psicologo, più bravo di me, perché sennò c'ho io su quella panchina, e quindi se farà giocare con, avrà avuto ragione lui. Se fa la stessa partita che ha fatto a Manchester sono contento, se fa la partita di Empoli ho paura. Senti, invece il ruolo di Turbe, perché comunque sembrerebbe che, io stavo dando un'occhiata alle formazioni, infatti anche con Davide prima ne state parlando, e dovrebbe schierare Garcia e il tridente, quindi Gervinho, Totti, Turbe. E quindi Turbe, secondo te, finalmente anche in campionato riuscirà ad essere fondamentale? Perché in Champions ha già dimostrato, secondo me, di essere importantissimo per questa squadra. In campionato ancora un po' stenta per gli vari infortuni, soprattutto. Potrà dare un supporto forte, una risposta forte contro la Juventus e anche Turbe? Beh, più che potere userei il dovere, nel senso dovrà dare una risposta forte, perché comunque parliamoci chiaro, i 20 minuti in cui ha giocato, 20 minuti mezz'ora in cui ha giocato contro il CSKA, a mio avviso si è visto che il ragazzo c'è, i colpi ce li ha, è un assist man oltre che uno che segna, insomma, per cui io mi aspetto che a Torino faccia un il tipo di partita, ecco, anche perché voi immaginate, la Juve non è il CSKA, ma immaginatevi voi la prima mezz'ora fatta col CSKA a Torino, magari ci cascano, sempre come si dice a no, io credo che sia giusto giocare con lui. Ripeto, se penso ai lanci del capitano e alla velocità sua di Cervinio, l'unico dubbio è come si è ripreso fuori, perché comunque poi mercoledì ha giocato lo straccio di partita, era un pochino appesantito, questo lo dico, ma poi in tecnica è indiscutibile. La mia paura è semplicemente come rientra in campo il fortino, non è sulle capacità del giocatore. Senti, ma tu, diciamo, mettiamo un po' sul personale, sarai a Torino domenica alle 18 allo stadio? Allora,
No, la mettiamo sul personale. Io sono andato allo stadio, sono andato allo stadio per un sacco di tempo, non sono mai voluto andare.